diciamo un'estensione dello sguardo. Diciamo un'estensione dello sguardo fuori dal corpo. Diciamo un'estensione dello sguardo fuori dal corpo, quindi una restituzione del modo in cui magari io vivo o le esperienze o le percepisco. Per me poi si è sempre trattato di un immaginario molto invasivo anche, diciamo, cioè proprio la rapidità e la quantità di suggestione determinata dall'osservazione degli elementi che mi genera sempre in continuazione poi qualche visione che poi si tramuta in contenuto artistico, però che mi ricorda sempre a questo immaginario che poi è sempre molto legato alla dimensione del sogno, che è un po' il tema della mostra che ho fatto, di un sogno che si fa durante, diciamo, il sonno, ma di un sogno durante la veglia, quindi questa dimensione onirica che provo a contaminare la realtà. Al di là di questo, che è un bisogno personale, c'è il fatto che proprio per me è solo amore. Lo faccio perché è proprio un atto d'amore per me dipingere. È un po' come una doppia dimensione. È una sorta di doppio fondo, in cui magari anche le realtà o le persone che conosco cambiano, si trasformano, hanno configurazioni differenti, perché sono contaminate da qualcos'altro. Quello si intitola Fuoco. Parla proprio dell'interazione che c'è tra l'immaginario e la realtà, insomma, più solida che viviamo, e nel modo in cui interferisce e contamina nella foresta alle spalle della donna. E in primo piano c'è un incendio. Sempre al fianco invece della donna c'è un corvo, questo uccello che compare spesso nei quadri, che è un po' come se fosse il punto d'accesso a questa dimensione, un po' come ne fosse il simbolo, che al suo interno ha il volto di una donna, che anche questo raccorda per tonalità le fiamme. La donna dentro il corvo è l'interiore della donna che c'è in primo piano, e l'interiore che sta andando in fiamme condiziona l'incendio sulla foresta, sullo sfondo. Quindi è proprio questo discorso del modo in cui la parte interiore interagisce con quello che c'è intorno, e con quanto anche drasticamente possa influire in modo reale. Allora, il quadro si intitola Cena di pesce, è il quadro che in modo più dichiarato racconta proprio il tema dell'incontro con il femminile. Non c'è un soggetto maschile nel quadro, ci sono due donne, che in realtà è la stessa donna, solo vista in modi differenti. E parte da una cena, perché insomma è spesso il primo incontro, diciamo. Quindi il primo momento in cui fai una conoscenza un po' più intima. E ci sono questi elementi legati al mare, perché fondamentalmente mi richiamano, e mi richiamano anche molto poi proprio all'incontro con il femminile. E diciamo che lo sguardo maschile è il punto di osservazione del quadro, perché è l'uomo che osserva, quindi non è presente in questa raffigurazione. È uno sguardo su una realtà, uno sguardo su quel tipo di dialogo.
Potrei partire banalmente dal discorso che semplicemente per natura mi piacciono le donne, quindi è un soggetto che mi ritorna. E sicuramente perché proprio il tipo di dialogo che c'è con la dimensione femminile è qualcosa di molto molto vicino a quello che per me è dipingere. A me semplicemente mi vengono, diciamo, a trovare queste immagini e io le dipingo. E per un lungo periodo sono state le oche e le uova. Poi le oche sono diventate degli uccelli che sono a metà tra cicogni e aironi e si sono inseriti gamberi e pesci. È il luogo di cui ti parlo, insomma, questa dimensione. Mente dove dovevo andare ad incontrarmi. Prima ancora di essere un pittore sei una persona che in quanto tale sperimenti forme differenti. Quindi la musica è sempre stata per me una passione, ho iniziato ad approfondirla da qualche anno in modo più diretto, più pratico, soprattutto più attivo, iniziando a farla io. Quindi prelevare delle poche battute dalla linea melodica, dagli arrangiamenti di altri brani e tagliarli e modificarli in modo tale da generare, assemblandoli in determinati modi, qualcosa di nuovo. E questo è un discorso che mi ha affascinato moltissimo e mi affascina tuttora, ed è il modo in cui prevalentemente poi vado a fare musica. Per me è la stessa emozione che fare quadri, cioè è lo stesso punto di partenza, si tratta solo poi di raccontarlo in modo differente. Ho ascoltato il demone fino a tacere, gestando parole fino ad inventarci. Parto dalla musica, magari ho un'immagine, parto dalla musica, mi ascolto a ripetizione la musica che ho fatto per poi ripresentare quell'immagine. Quindi è un palleggiarsi proprio, un cercare anche, forse un bisogno anche proprio di espandere il discorso proprio a 360 gradi, di farlo comunicare, soprattutto di far comunicare le forme artistiche come fossero proprio interlocutori, quindi poi si genera un dialogo tra il quadro e la musica e si contaminano e si cambiano a vicenda. Ma il caso informa, dato in corde, note di parola e albume in gergo di placenta. Questo tuorlo è una promessa di piume, ma finché non cade al sangue resta una promessa. Sulla terra vieni, esposto, un mazzo di costole ed ogni attraverso, a sembrare il cuore di materia e la consistenza umana, ma qualcosa è rimasto. Dall'altra parte a me la contaminazione, cessa di visioni, e questa è l'altra parte, sono solo convenzioni. Imparo a dormire, a non rompere le immagini, non otturare il diaframma, che l'apnea ferma le immagini. E quando respiro, vado con la grazia del perdono su colore, crollo in ballo e il mio libro vuota il corso con la fine.